Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di The Battle Cats. Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se nuovi, lasciate l'hashtag Battle Cats qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. E se arriviamo a 150 like, magari nel pomeriggio possiamo farci una live per continuare questi eventi di Ramma e completarli e pulirceli tranquillamente, ok? Direi che andiamo direttamente in gioco. Come vedete c'è l'evento collaborazione con Ramma Mezzo, che sicuramente conoscete tutti questo cartone. Infatti in questa collaborazione abbiamo diversi stage e abbiamo giustamente i nostri stupendi gattini, ok? In pratica avremo le unità di Ramma in tutte e due le versioni, quindi in un'evoluzione rossa e in un'evoluzione è fluttuante. La stessa cosa nell'altra tipologia angelica e contro i nemici appunto scuri, che frizza temporaneamente. Quindi abbiamo tutte le unità del cartone Ramma e ci regalano pure un gattino che possiamo potenziare poi con gli stage speciali che andiamo a provare oggi insieme. Allora, mi sono fatto un deck generico che non so se funzionerà con tutti gli stage, ma lo proveremo subito. Intanto andiamo a prenderci le nostre mio capsule giornaliere, che ci piacciono come sempre. Non siamo arrivati a 200 mi piace con il video di ieri, quindi non farò l'opening oggi in più. Però mi hanno consigliato di fare l'opening il 17-18, non mi ricordo preciso. Così possiamo andare a fare l'Uber assicurata, anche con questa bellissima uscita di collaborazione con Ramma Mezzo. E non sarebbe mica male avere qualche unità particolare ogni tanto e non per forza forte. Anche se c'è un'unità che ho letto che addirittura è meglio di Mina. Sta allo stesso livello però ha qualcosa in più. Ok, andiamo a fare usa tutti per le altre unità, che sicuramente già ho tutto al massimo. E scambio per NP, perfetto. Allora, andiamo direttamente. Abbiamo due mio capsulari che ci daremo. Infatti eccola la schermatina per l'opening di Ramma Mezzo. Per adesso c'è quella con il pezzo di platino, poi ripeto uscirà quella con l'Uber assicurata, ok, che potremmo magari lì shoppare, ma vediamo. Andiamo a vedere gli eventi di oggi. Abbiamo gli eventi appunto in collaborazione con Ramma Mezzo: The Cursed Springs, Test of Might Ramma Mezzo e Rumble in the Tendo Dojo, ok, molto interessanti. Il secondo e il terzo sono un tot di stage da fare, invece Test of Might Ramma Mezzo sono da 1 a 30, quindi sono a potenziamento. Ok, allora voglio vedere un'altra cosa, perché ho visto che avevano regalato intanto un gattino speciale, se non erro è speciale, che dovrebbe dare soltanto soldini, quindi ve lo voglio far vedere intanto sbloccarlo, ok? Vediamo un po' se lo troviamo, dovrebbe stare qui, eccolo qua. Il Panda Cat, giustamente questa collab ancora non è stata tradotta in italiano. Quindi abbiamo il Panda Cat, gatto panda, con tutta la descrizione in inglese, che dà soldi extra, niente di più e niente di meno. Carino, ma non penso abbia cose interessanti per ora. Al 10 cambia e diventa Gamma Cat, quindi prende il nome lo stesso di quelli del cartone. Allora noi intanto lo andiamo a potenziare al 30, giusto per farci salire anche il livello giocatore. Non so se riesce a salire. Non ancora. Quanto ci manca? A 9100. Ok, siamo a 9088. Non manca tantissimo. E andiamo a farci i nostri eventi di Ramma. Cominciamo da The Curse of Springs e facciamo poi tutti gli altri, ok? Quindi Famed Pilgrim Mage, non so se lo pronuncio bene, ma sicuramente no. E mi sono portato un deck generico basato sugli attacchi ad ondata, attacchi ad area. Giustamente finirla molto velocemente con il gatto Behemoth e il Barlog in caso di mega boss che possono essere attaccati. Anche perché il Barlog l'ho mandato a livello 50, io ho potenziato fino a livello 8 l'upgrade dei danni e il massimo dei danni invece fattibili dal personaggio l'ho potenziato al limite. Ok, già sono stati buttati giù. Va bene, il primo stage è velocissimo, c'ho 2500 di vita la torre e va a punteggio, quindi prendiamo 50.000, 30.000, 10.000 e tutti i punticini. 100 legendary pull, ok? Vai così. Siamo belli aggressivi, tanto questa è un'altra torre da 25.000, quindi pure i personaggi che escono da là non sono potenti. Come si chiama questo personaggio? Dai, facciamo i quiz, dai. Voglio vedere se sapete i nomi, se avete visto questi cartoni come ho fatto io. Se già l'abbiamo eliminato, cioè, what? Vabbè, calcoliamo che la torre è a 25.000, quindi anche i nemici che abbiamo contro sono a quel livello. Niente di eccezionale. Secondo stage fatto con punteggio elevato, vai, punticini, esperienza, tanta esperienza per noi.
Tragically Drowned, quindi tragicamente affogato. Ok, bei nomi per degli stage di Ramma. Va bene, mi sono portato come sempre il mio gatto corriere che spacca in tutti i modi. Senza problemi, Macho Leg per colpire ad aria, lui perché è resistente e colpisce ad aria e tutto il resto per lo stesso motivo. Cioè, più che altro per fare pulizia immediata. Ok, nessun problema. Non ci preoccupano degli zombie con una torre 45.000. Cioè, la può fare anche da solo al corriere, secondo me. Infatti, il Behemoth sta là soltanto per andare a fare pulizia quando il corriere ha fatto pulizia già di suo. Bella shampoo fantastica. E già l'abbiamo portata a casa. Vediamo un po' con i punti quanto ci dà. Tanta bella esperienza che ci piace. Mamma mia quanta. Buono. Horror of Water dovrebbe essere la paura dell'acqua. Perché effettivamente il personaggio principale e non solo hanno paura dell'acqua perché si trasformano. Quindi in dei momenti particolari non devono far sapere che si trasformano in maschio, femmina e tutto il resto. Se no un macello. Ok, diciamo che per ora siamo tranquilli. Vai, belli tranquillotti. Andiamo a evocare subito roba antiscuri perché vedo che quello è scuro. E pure il Barlog cattivissimo che fa dei danni micidiali su quello che gli capita davanti. Ok, povera Shampoo si è presa una pigna gigante sul naso. Oh, ci hanno rallentato tutto. Va bene, nessun problema. Vai. Il Barlog in pratica non ci sta servendo niente in questi stage perché è troppo lento, poverino. Ok, questo va giù. Avete capito come si chiama il personaggio? L'avete scritto qua sotto nei commenti, sono curioso. Out of Water fatto. Vediamo un po' il punteggio. 250.000, 25.000, 75.000. Tutti i punteggi. Bewitched Bodies. Ok, andiamo a farci pure questo stage. 450.000 di vita. Quindi la torre comincia a essere importante, quindi i nemici dovrebbero essere un po' più resistenti. Giustamente stiamo utilizzando un deck generico proprio per questo, perché non sappiamo cosa ci capita, quindi ho cercato di fare una cosa abbastanza instabile e ad area. Ok. Carino, carino, ci piace. I personaggini di Ramma ci piacerebbero, sinceramente. Non so dove utilizzarli e se sono decenti qualcuno da utilizzare. Mi sembra solo uno, so che è buono. Ok, sembra che ce la stiamo facendo a tenerli fermi. Adesso mi metto il Barlog per andare contro i boss. A parte che basta, penso, pure Yukimura. Vediamo un po'. Sembra di sì, Ramma è già stato buttato giù, quindi il Barlog non ci serve. Ma arriva il Behemoth e pulisce, quindi penso che abbiamo già buttato giù la torre senza troppi impedimenti. Olè, portata a casa. Anche Bewitched Bodies, penso con un punteggio alto, sì. 450.000, 225.000, biglietto raro in più e 30 friscette leadership perché era l'ultimo. E adesso andiamo a fare gli altri stage. Quello che abbiamo fatto prima si può fare più volte, quindi potete fare più corone, quindi fare più esperienza farmata e più biglietti rari, ok? Quindi fatelo, fatelo, fatelo. Questo serve per prendere il gattino, ok? Il gattino speciale che è quello che sta sulla torre. Proprio l'immaginario per su quella torre è il gattino che possiamo prendere e sbloccare. Non so che cosa dà, che cosa non fa. Comunque c'ha uno dei vitalatori, il primo stage è già fatto. Proprio easy. Ok, non ho messo il treasure, quindi lo troveremo durante l'avventura. La ragazza odia i ragazzi. Ok, interessante questa cosa. Proseguiamo. Andiamo a portarci a casa anche questa torre che è da 5.000. Quindi queste sono abbastanza veloci, perché sono soltanto per trovare il gattino. E fanno uscire i personaggi. Ecco, Shampoo dovrebbe essere... scusatemi, non Shampoo, non mi ricordo mai come si chiama. Kagome. Dovrebbe essere quella uguale a Mona con delle abilità in più. Interessante. Guerriero disorientato. Vai così, vediamo un po' chi esce da qui. Ok. Poi ragazzi, scrivetemi tutti i nomi che vi ricordate di Ramma qua sotto nei commenti. Sono curioso di vedere se siete a conoscenza, se avete mai visto il cartone e tutto il resto. Se vi è piaciuto Ramma Mezzo come cartone, anime, come volete chiamarlo, perché noi lo vedevamo da piccoli, quindi per noi era un cartone. Perfetto, e guarda caso chi era il guerriero disorientato? Chi poteva essere? Ok, vittoria. E non ci ha dato il gatto. Vediamo un po' chi è an Amazon Courtship. Amazon Amazone. Quindi probabilmente potrebbe essere proprio il Shampoo. Ora vediamo. Ok, sono tutti red. Ma... è un po' questo gatto corriere di metterne di più. Macho Leg che fanno comunque Davea. E ci piace. Puliamo subito. Yukimura. E andiamo più veloci possibile, ragazzi. Più li facciamo veloci e più ci leviamo subito di mezzo. Andiamo a vedere che cosa ci danno. Ok. Perfetto. Ci dà il gattino? No.
Giochi sporchi, Dirty Tricks. Ok. Già il nome. Allora, vai col corriere. Vai con i nostri macho leg. Perfetto. Già abbiamo fatto un one shot al picciaune. Adesso uscirà roba da lì. Ok. Ah, è lui, ok. Vabbè, abbiamo capito chi è. Lo sappiamo, lo sappiamo. Come si chiama questo? Vediamo un po'. Facciamo il quizzone. Ale, già buttato giù tranquillamente. Adesso sono stage for fun, ragazzi. Non sono stage impegnativi. Quando arrivano a tre corone possono essere difficoltosi alcuni. Ok, ho ricevuto il gatto Ranma Cat M e 30 Friskat Leadership, quindi era pure l'ultimo stage. Ecco il gatto Ranma Cat M, quindi maschio, che ha rallentamento e danni enormi su fluttuanti. Ok, però è target singolo, ma non so quanto sia efficace e buono. Quando invece sale a livello 10 diventa Ranma Cat F, diventa quello femmina. E diventa sì singolo, sia rallentamento come prima, però stavolta diventa schiva attacchi fluttuanti. E non so quanto effettivamente potrebbe essere buono questo gatto, ragazzi. Potrebbe essere interessante da provare. Sinceramente. Devo provarlo, devo dargli una possibilità, anche perché non so quant'è il suo costo per metterlo in gioco. Scrivetemi qua sotto nei commenti quant'è il suo costo. Ok, giustamente sono salito di grado giocatore, quindi vai così. Prendiamoci 5 occhi di gatto speciali. Buono così. 9100 e un leadership che non ci dispiace mai. Questo è Test of Might Ranma mezzo. Questo è lo stage che va a salire di livello in livello, ok? Non lo faremo tutto oggi, casomai se volete arriviamo a 150 like entro stasera. Io vi faccio magari la live dove andiamo a fare proprio questo, ce lo portiamo avanti e magari facciamo qualche stage secondario, ok? La sto buttando lì, ragazzi, vediamo un po' se mi sostenete. Vediamo un po'. È uno stage abbastanza semplice, specialmente al primo livello, 30.000 di vita. Escono tutti però comunque, eh? E penso che a livelli alti si faranno sentire. Nessun problema per noi che abbiamo comunque belle unità importanti già. A posto. Radar tesori, e lo possiamo fare un altro paio di volte se non erro, perché si può fare 2 o 3 volte al giorno. Showdown parte 2. Ok, la cosa strana è che cambia addirittura. Quindi probabilmente gli stage saranno più potenti e diversi. Che mi sembra che sulla pagina della Wiki diceva che erano tutti uguali, erano solo a potenziamento. Quindi presumo che sia così. Solo che cambia l'ambientazione per far sì che fa capire che parte stai. Va bene, siamo alla parte 2, niente di exceptional. Vai così. Mettiamoci la canja. Ok, sono usciti tutti, sì, quindi è sempre uguale, ragazzi. Gli stage sono sempre gli stessi. I personaggi che escono sono sempre quelli. Quindi alla fine andremo a potenziare il livello dello stage in sé, della torre e dei premi che riceviamo. Vediamo un po'. Vitamina A più 3, niente male. Ok, facciamo pure la parte 3. Prendiamo pure l'ultimo premio e poi andiamo a fare qualcos'altro. Va bene così. Vediamo un po', portiamoci a casa la situazione. Ma sì, che ce la facciamo con grande tranquillità. Ancora sta a 100.000 la torre, quindi i nemici che usciranno da lì non sono così eccessivi. E penso che basterebbe anche il courier per batterli tutti, almeno a questo livello. Vai così. Secondo me, guarda, ci basta veramente. Evoca solo i nostri cosi, i nostri corrieri. Però sapete che facciamo? Andiamo di corsa perché non vogliamo perdere tempo. Non siamo qui a perdere, a pettinare bambole. Vogliamo portare a casa subito gli stage, così possiamo fare più roba. Ok, mio biglietto più uno, niente male. Allora, visto che abbiamo finito tutti gli stage effettivamente della collaborazione, andiamo a fare archeologia 101 metodi, così proseguiamo avanti anche con Yaku. Giustamente questo è un stage misto, non so cosa esca, abbiamo visto già che esce una cosa che non c'entra niente con loro. Quindi già mi preoccupa la cosa perché nello stage precedente erano Aku, invece in questo caso non lo sono. Ok, cerchiamo di creare una situazione anche di stallo un pochino, intanto che riusciamo a mettere qualcosa che possa fare danno a sti cosi. Questo dei cagnolini è abbastanza problematici come vediamo. Ok, ci sono ugualmente gli Aku, eh. Però cerchiamo di pensarla sempre con i cagnolini. Eccoli qua che arrivano di massa. Ma sai che qua devo mettere forse il courier con ammazza Behemoth. Perché sennò siamo un po' in problemi. Sono un po' troppi cagnolini, sinceramente. Ok, tiriamo un piccolo knockback. Forse mi serve qualche uberona. Ale, sembra che stiamo reggendo comunque.
Se rimangono a debita distanza possiamo pure colpirli. Ok, eliminati. La Kai non so se regge a loro perché sono cagnolini. Però tutta nella norma, dai. Sembra li stiamo a tenere. Il problema è quello che mi preoccupa è quello che uscirà dalla torre. Cioè, il problema più grande penso sia quello. Vediamo un po', la tartaruga è ottima, ragazzi. Da quando l'ho ottenuta mi dà veramente una grande zampa. Vai, Kai, facci sognare. Anche se non sei tu il loro nemico vero, effettivo. Ce la possiamo fare. Ok, questo è il mio deck, uno dei deck generici che ho contro Aku. Quindi non ho guardato neanche cosa c'era su Arcologia 101 metodi. Per quello che dico, ho paura di quello che potrebbe uscire dopo. Però per ora diciamo che siamo abbastanza tranquillotti. Vai così. Vai Kai, facci sognare. Piccolo colpetto ad area con la torre. Perfetto. E si prosegue. I cagnolini ci fanno solo da limite ad andare avanti. Ale. Eccoli qua, eliminati tutti e mo esce il mondo dalla torre, guardate, eh. Tanto so sicuro. Sono sicuro proprio. E invece no. Quindi i nemici erano solo questi? Arcologia 101 metodi così easy? A noi non ci dispiace, eh? Non è che siamo tristi per questa cosa. Va bene, cosa ci dai almeno? Occhio leggenda. Beh, mi vado a rifare anime primitive perché mi avete detto che giustamente dava il gatto. Io non me ne ero accorto, che è con Amaru. E a noi ci serve. Quindi mi sono messo anche la CPU, che è una cosa sbagliatissima da fare in questo caso. Però ci proviamo, vediamo un po' che succede. Andiamo direttamente col CPU e vediamo se riusciamo a farlo lo stesso senza troppi preamboli. Ci credo poco, regà, perché comunque ci vuole una certa dinamica per reggere delle volte degli stage. Però per ora se la sta cavando. Infatti ho messo speed up, Treasur, max CPU e sniper the get. Cioè in pratica c'è tutto sul terreno. Vai così. E ho messo giustamente il Treasur così prendiamo subito il gattino. Non ci perdiamo in chiacchiere. Almeno ce lo vediamo, perché mi avete detto che è interessante come gatto e che lo devo ottenere. Mi dovete dire pure qua sotto nei commenti però dove potrei utilizzarlo e dove potrebbe essermi utile un personaggio del genere. Anche perché io ancora non ho visto le sue statistiche e non so effettivamente come funziona. Adesso lo vedremo sicuramente insieme, perché ora lo otterremo. Anche perché stiamo veramente spingendo alla grande col CPU senza nulla. Cioè così alla ben in meglio. Effettivamente questo stage alla fine potevamo farlo senza farlo. E ci sono anche impegnato, raga. Guardate che roba. Cioè fantastico. Il deck perfetto da utilizzare in automatico addirittura. Bene così. Dai che piano piano sta andando a retromarcia. Lo stiamo eliminando shot proprio pesissimo. Dobbiamo solo eliminare quelle maledette foche. Una volta eliminate loro penso che abbiamo fatto. Ok. Ho paura che la CPU stia aspettando per evocare i baby. Infatti sono usciti altri due di quei cosi. Questa cosa mi fa un po' paura. Ok. Perché tende ad aspettare troppo quando non c'ha dindini per evocare cose. Quindi rischia di farci rimanere un attimo bloccati in una situazione di stallo. È meglio non rimanerci. Va bene. Per ora stiamo reggendo. È stato eliminato un altro. Che velocità. Pazzia totale. Ok, c'ho paura che tra un po' senta un altro baby. No, l'ha già evocato perché abbiamo abbastanza soldini. Vai. Belli puliti. Non mi eliminare il Galaxy, ti prego. Top. E vai che è arrivato pure l'altro in culla. Bene, così. Anime primitive. Stun. Depotenziamento. E stiamo quasi sotto torre. Vai che lo buttiamo giù senza eliminarlo direttamente. Direttamente sotto torre. Ok. Possiamo evocare un altro gatto in culla, ma penso che non ci riusciamo. E il problema è che sta attendendo per evocarlo. Quindi è meglio che uso io le cose. Ah! Vedere la CPU perché è pericolosa, raga. La CPU se pensa da sola, beh, fa perde. Anche perché se non riusciamo a fare i soldini a levare quelle foche, non evoca niente della roba Uber. Niente, ci stanno a ribaltare adesso. Scontatissimo, scontatissimo. Che succedeva così. E May anda sempre a mano libera. Sembra una cavolata, ma è così. Ok, non vogliono morire le foche e non riusciamo a evocare più Uber. Quindi siamo non nei guai di più. Va bene, sono ritornati il gatto in culla. Anzi, i gatti che sono vi arrabbiate. Ale, ho evocato qualcos'altro. Forse recuperiamo la situazione.
Bisogna sempre stare attenti. Perfetto, adesso sono morti tutti, dovrebbero uscirne più. Ok, e ce lo portiamo a casa. Dai, eliminate quella specie di cosa e andiamo a portarci a casa sanime primitive. Vogliamo vedere il gattino nuovo che mi avete detto che ho saltato. Sapete che sono un pirlotto, non vedo le ricompense. A posto, vediamo un po'. Daccelo. Ale, Kanumaru, infatti ci dice cuore d'argilla. Benissimo. Materiali piume più uno e ce l'andiamo a vedere. Avendolo rifatto dice sali di livello. Il livello di decifrazione dell'enigma è 6. Adesso puoi scoprire perfino enigmi più rari. Ecco Kanumaru. L'armata canina ha messo questo artefatto su Chibai per finanziare la propria campagna, ma ha racimolato solo 0,22 centesimi di dollaro. Difesa alta contro i senza tratti. Danni a Daria. Quindi è un tank senza tratti? Ottimo! Resistente, blocca teletrasporto, immune a maledizione area. Ragazzi, mi dovete dire qua sotto nei commenti dove viene utilizzato questo gatto, perché penso sia buono. E col livello 20 non ha preso niente, livello 10 non ha preso niente. Quindi per ora ci accontentiamo di vederlo in questa forma. Non penso abbia altre forme. Quindi diventa Kanemon. Interessante. Poi scrivete qua sotto se c'è altro modo per potenziarlo. Allora, c'è Arcangelo Divino Colpisce, che pure questo è un stage a sali livello, che è Aku. Io prima non lo potevo fare in modo concreto perché non avevo anti-Aku importanti e l'Arcangelo, effettivamente, i primi stage è gestibile con qualsiasi cosa. Quindi mi chiedo, magari adesso riusciamo a farlo, visto che siamo più alti, visto che abbiamo roba anti-Aku? Mo' vediamo. Proviamo a fare il primo livello, che penso sia abbastanza easy. No, manco tanto, 550.000 di vita c'ha la torre, quindi c'ha sempre il suo perché. Però adesso abbiamo roba anti-Aku, quindi magari riusciamo ad avanzare. Che giustamente i vari barrier che ci danno qualche problema. Nessun problema, e mo mettiamo pure la Kai, che ci farà da tank e farà un bel break. Ok, però tutto nella norma, stiamo avanzando con grande tranquillità. Non voglio esagerare, anche perché non so bene la potenza e tutto il resto. Beh, è il primo stage, quindi sarà molto easy da un punto di vista, però almeno capiamo la dinamica di questo stage Aku, che magari può essere fatto anche in live. Niente male, bello rilassante. Ok, vediamo un po' se riusciamo a uscirne indenni da quando esce l'arcangelo. Ecco qui, è uscito l'arcangelo. Uno sparetto glielo tiriamo, gli leviamo subito il barrier a cose, che già l'hanno rimesso. Cioè, io gli tolgo il barrier, loro rimettono instant. Allora, l'arcangelo riesce a rimanere fermo lì e la tartaruga al primo stage, così all'inizio, sembra che regge 4 colpi dell'arcangelo, che non è male. Però ci teletrasporta la roba. Questo è quello che ci avevamo sull'altra, su quello moddato, ragazzi, su Battle Dog, se vi ricordate, sì. Ok, quindi ce l'abbiamo contro oggi. E poi non ha preso ancora un danno, perché giustamente è angelico. Devo mettere qualcosa anti-angeli, che non ho messo, giustamente. Bravo Mordog. Cioè, la roba anti-Aku, tutto quello che vogliamo ci abbiamo in questo momento. Però contro Angelo nulla di specifico. Ok, posso evocare addirittura un'altra Kai, raga. È proprio sciallissimo. Sono andato col primo deck generato sul momento. Infatti chissà se riusciremo a portarla a casa easy. Perché quell'angelo non muore e teletrasporta qualsiasi cosa. Cioè, l'unico che lo sta in pratica prendendo è l'invocatore. E non so se lui prende pure angeli. No, prende acqua e rossi. Quindi sta colpendo solo le scimmie. Vabbè, in pratica lui leva le cose intorno e gli altri menano all'angelo, che viene con occhio beccato pesante. Anche perché lo stiamo colpendo con il gatto cecchino di precisione e col cyberpunk. Cioè, sono gli unici due che lo stanno colpendo in modo concreto. Tutto il resto sta facendo solo da copertura. Però ormai siamo sotto torre, quindi colpiamo pure la torre insieme a lui. No, pure l'invocatore lo colpisce, perché non viene colpito a distanza, quindi prende torre. Beh, beh, non ci possiamo lamentare, dai. Per essere andati con un deck così alla ben in meglio, è pure troppo. Ok, tutto tranquillo. Si tratta solo di aspettare. Perfetto. Che poi, se non erro, la nostra Uber Anatroccolo Malefico, visto che lui non è attaccabile,
Se non viene teletrasportato come è successo adesso, prende torre diretta. Perché lui lo evita proprio. Oh, bello resistente comunque, eh. Rallentini, abbiamo tirato di tutto. Non so quanti knockback gli sono arrivati sulla testa, però. Il problema è che non va dietro torre. Quindi non andando dietro torre, pure la torre l'attacchiamo poco e di rado. Che se non si leva lui. Cioè, stanno tre Kai sul terreno. Che vengono teletrasportati di continuo poi, poverini. Ma forse uno speed up ci stava bene. Ok, è morto. Quindi con il tempo l'abbiamo buttato ugualmente giù. Niente male. Non mi ricordo che dava la benedizione di L1. Non ho visto manco la ricompensa. Olè. Vita Miao a più 3. Vabbè, non mi posso lamentare. Abbiamo scoperto pure il livello superiore. Va bene, dai, abbiamo fatto tutti gli eventi collaborazione di Ramma insieme. Se arriviamo a 150 mi piace, stasera facciamo una live lo stesso di Battle Cats, ve lo prometto. Poi non abbiamo fatto l'opening perché non siamo arrivati a 200, però giustamente mi avete consigliato di aspettare, così facciamo quella con la Uber assicurata e posso mettere da parte qualche altro riscat. E niente ragazzi, arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se noi, lasciate l'hashtag The Battle Cats con sotto nei commenti per ricevere un cuoricino e ci vediamo nel prossimo video.